È così vero che la mia amatissima, mia moglie, che è amatissima, tra virgolette, presidente dell'Ordine dei giornalisti, mi ha tempestato di email e sms negli ultimi due giorni, folta da vivo entusiasmo per il successo del dibattito tramite tweets degli ultimi due giorni, a dimostrazione del fatto che anche la presidente non si è ben resa conto di quanto questi strumenti riguarda ambiti e consultore. Se avesse letto bene il dato non resterebbe sorpreso, ma avrebbe solo trovato delle conferme. Attenzione, anche le agenzie di stampa online, nel mondo in cui quando io tra l'altro ho sempre creduto, le Ansa, le DM Cronos, eccetera, sono consultate poi su modi, magari ne parliamo in un'altra sede. Poi ci sono le community, news groups, i fori di discussione, tutti quanti idealmente preceduti dal prefisso o di collaborazione, di complicità, di condivisione, quasi 8 milioni, poi i quotidiani online che non hanno una versione cartacea, i vari affari italiani tutti li stanno crescendo, quindi si stanno radicando ben più di 3 anni fa, poi l'edizione online di telegiornale, TG1, TG5, TG.com, poi i blog di amici e conoscenti, qui siamo proprio il pio quasi familistico per così dire, e poi ci sono i New Reporter, eccetera, il Citizen Journalism, grande mito, caro per esempio Umberto Eco, fino all'esplosione delle radio libere, quando Eco sosteneva che l'innovazione tecnologica, allora la radio di Stato avrebbe comportato un boom straordinario del prosumi, no? La sintesi tra consumare e produrre. In realtà il fenomeno è stato meno rilevante di quanto Eco nel suo profetismo allora scrivesse, ma comunque sta diventando rilevante. Poi ci sono i blogs, ma non per i generici, di amici, di conoscenti, ma per gli esperti, gli opinionisti, di politici, di personaggi. E poi subito dopo i giornalisti, sono già più di 4 milioni, probabilmente sono 4 e mezzo e oltre, allargando il range demografico del campione, che seguono i giornalisti laddove questi non si esprimono sulle loro testate di appartenenza, ma i pensionati, molti in servizio attivo, integrano a volte pesantemente quello che si lascia loro dire nelle sedi deputate tradizionali con una forma di impegno diretto. Interesse c'è perfino una qualche disponibilità che viene più avanti a pagare per poter accedere all'archivio di notizie e documenti, per esempio di testate specializzate. In ogni caso, il dato chiave che è tecnico e politico, questo 59% che dice solo nell'ultimo anno io sono ricorso al web, varie modalità prima indicate, per avere informazioni, commenti e informazioni e commenti di archivio. Ebbene, il 6% in grigio dell'oratorio è la bassissima percentuale degli internauti che usa internet non per acquisire news. Il 52% dice, non è detto che sia vero, non è che dica bugie, ma ha la percezione di non avere ridotto l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione di massa. Spesso è vero, nel senso che uno continua per esempio a comprare il giornale ridicolo. È meno vero se andiamo a vedere i minuti diurni dedicati alla lettura del giornale, ma comunque il 52% dice non ho ridotto, che è comunque impressionante, il 42% che dice certo, mi approvvigiono di notizie, commenti eccetera, di memoria, di informazioni e commenti tramite internet e lo fanno a scapito di altri mezzi, 8 milioni e mezzo di persone su una 20, poco più di 20. Allora la verità del vissuto è importante, c'è questa sensazione di tsunami, di mainstream, di corrente di fondo che va verso il sempre più web. Sto concludendo la prima parte per solo lanciare 3 informazioni non esaltanti che riguardano la pratica o la disponibilità per il futuro, la propensione a pagare
piccole cifre, centesimi o decimi di euro, per avere delle notizie, dei commenti e per accedere ad archivi. E questo dato non è molto più rilevante di quello di 3 anni fa. La disponibilità a pagare per avere notizie on demand, specifiche, con contratti di vario tipo, i nostri oggi sono 2 milioni e 100, più di un decimo. Per il futuro naturalmente è aggiuntivo, dovrebbe esserci una crescita che significa, vedete, il 150% degli attuali interessi del current wages, attuali pagatori, come pagatori sfruttati, sommato insieme non si raggiunge una cifra esatta. Come sapete, uno dei problemi che hanno gli editori, che sono venuti a presentare al loro presidente, è che